Manifestazioni di solidarietà all'assessore ai tributi Manuela Pepi arrivano in queste ore indistintamente dal mondo politico, dopo gli insulti ricevuti da parte di una cittadina scontenta per un fermo amministrativo non pagato per anni. Tra questi quelli del senatore, ma anche coordinatore provinciale del partito di Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi, e da Salvo Liuzzo, candidato invece a sindaco progressista. Esprimo piena solidarietà, dichiara Sallemi, a Manuela Pepi, oggetto di insulti sui social da parte di una cittadina che le ha augurato di passare momenti di schifo sia di salute che di lavoro, aggiungendo che così avrebbe imparato cos'è la vita. Si resta abbasiti, prosegue, dinanzi a una tale violenza verbale che proviene a seguito di una comunicazione sull'assessore relativamente ai tributi comunali. Sono certo che Manuela continuerà a spendersi con tutta la sua passione per Comiso senza alcun tentennamento. Anche Salvo Liuzzo, come detto, esprime solidarietà, ma in nessun caso, spiega, sono giustificabili atteggiamenti del genere, motivo per cui ritengo doveroso unirmi al coro, ma l'ho già fatto anche con un messaggio privato, stigmatizzando azioni simili. Detto questo, prosegue ancora Liuzzo, non è certo possibile lasciare però intendere, come leggo tra le righe dell'intervento proprio dello stesso assessore Pepi, che una certa opposizione avrebbe fomentato atti del genere. L'opposizione svolge, dichiara, il primo lavoro di critica, cioè denuncia di ciò che non va, evidenziando sistemi non corretti e fornisce le alternative. Ma da qui a dire che chi opera fomenti atteggiamenti sbagliati ce ne corre. E nella nota Liuzzo esprime il suo punto di vista sulla gestione del recupero dei debiti. Il comune di Comiso deve togliere il servizio di gestione ad aziende private il cui unico fine è il guadagno. Il comune deve essere in questo senso amico dei cittadini, accompagnando gli stessi al pagamento. Non ci sono dubbi, le tasse vanno pagate, vale pure il principio del pagare tutti per pagare meno, ma deve essere il comune ad intervenire in maniera adeguata, senza pignoramenti o applicazioni di fermi amministrativi. Contro i morosi non si possono adottare soluzioni estreme. Una cosa è sicura, conclude, se avremo possibilità di amministrare la città, toglieremo il servizio ad area riscossione.